Buongiorno. Sono Silvia Calamandrei e vi parlo da Montepulciano, dalla casa di campagna a cui Piero dedicò l'inventario della sua infanzia e della sua adolescenza. Avrei voluto essere con voi a Milano in questo 75esimo dalla Liberazione per ricordare insieme il discorso che tenne agli studenti milanesi, commentando la Costituzione che aveva contribuito a scrivere, ma che considerava soprattutto un'eredità della guerra di liberazione. Piero si preoccupava che i giovani non fossero indifferenti alla politica, mantenessero la passione civile, contribuissero a attuare quella Costituzione che era il messaggio lasciato dai tanti combattenti per la libertà. Quest'anno è stato pubblicato un album intitolato L'aria della libertà, che ricorda le passeggiate che Piero faceva con gli amici antifascisti negli anni 30 per sfuggire alla cappa di oppressione della dittatura, insieme a uno dei fratelli Rosselli, insieme a Benedetto Croce e ad altri. Andava cercando quella patria che il fascismo stava conculcando nella sua retorica. Piero raccomandava ai giovani di custodire quella libertà, perché quando viene a mancare, ci si sente soffocare, ci si rende conto forse di non aver fatto abbastanza per difenderla. Che questo impegno ci coinvolga tutti in un momento difficile per il nostro paese.